Bentornati a Piana TG, l'appuntamento di informazione quindicinale prodotto da Toscana TV e Piana Notizie in collaborazione con i comuni. Calenzano, nuovo look per Piazza del Ghirlandaio. L'Astra assegna, il comune intitola la piazza a Donnesi. Lorenzo Baglioni in concerto assegna per beneficenza. A Campi Bisenzio il sindaco presenta la giunta. Le piazze sono al centro di questo numero del TG della Piana. Iniziamo da Calenzano e dalla riqualificazione di Piazza del Ghirlandaio. Nuovo look per Piazza del Ghirlandaio. La riqualificazione, i cui lavori inizieranno nelle prossime settimane, prevede la sistemazione del parcheggio con il mantenimento degli attuali posti, la sostituzione degli alberi e la creazione di una zona pedonale nella parte ovest in prossimità dei negozi e della strada carrabile. Come sempre teniamo di conto di combinare la disponibilità di posti auto, l'agibilità del centro con spazi urbani di qualità in cui ci si possa stare a sedere, in cui ci si possano fare manifestazioni che possano essere d'aiuto a far vivere la città. La piazza, tramite il passaggio carrabile, sarà collegata alla strada che conduce al centro cittadino, creando così un'isola pedonale che consentirà di dare maggiore valore alle attività commerciali. Creando collegamenti con la piazza del comune, con l'area circostante al comune, migliorando le alberature e facendo degli spazi pedonali che attualmente non ci sono, tutto questo senza perdere posti auto. I pini, le cui radici provocano il dissesto dell'asfalto e dei marciapiedi, saranno sostituiti dai tigli, alberi che non presentano inconvenienti del genere. I lavori dovrebbero concludersi entro novembre. Durante l'apertura del cantiere sarà comunque garantito l'uso, sia pur parziale, del parcheggio in modo da ridurre i disagi. E se Calenzano restaura una piazza, l'Astra assegna ne intitola un'altra a Don Alfredo Nesi. La rinnovata piazzetta all'angolo fra via Turati e via della Resistenza è intitolata all'astrigiano Don Alfredo Nesi. L'intitolazione conclude il percorso iniziato nel 2017 con la definitiva istituzione all'Astra assegna della sede permanente del premio Nesi. La scelta di dedicare la piazza a Don Nesi fa parte anche del progetto più ampio dedicato al parroco lastrigiano, condotto insieme alla Fondazione Nesi di Livorno, con l'obiettivo di mantenere vivo il legame con la comunità di nascita. Don Nesi nasce qui all'Astra nei primi del Novecento e ha la sua impronta, quella che poi ha caratterizzato tutto il suo operato qui all'Astra, in queste piazze e tra queste mura. Quindi ci è sembrato importante ricollegarsi al lavoro fatto a Livorno, riportare il premio Nesi qui all'Astra, un premio che era itinerante per l'Italia, è un premio importante perché va a dare un riconoscimento a una progettualità in ambito socio-educativo. Non solo la dedica, ma anche la riqualificazione della piazzetta. I lavori hanno riguardato il rifacimento del pavimento dell'area di sosta con materiale ecocompatibile, esente da idrocarburi, resine e sostanze acriliche, che consentirà anche il deflusso delle acque meteoriche senza dover realizzare opere ulteriori. Inoltre, il nuovo pavimento garantisce la riduzione del rumore. I posti auto sono 22, di cui uno per disabili. Il restauro si è concluso con il rifacimento dell'illuminazione e la sistemazione del giardino pubblico. Lasciamo i lavori pubblici per calarci a Signa in un concerto di beneficenza di Lorenzo Baglioni. Uno spettacolo per sorridere e per fare del bene è lo show di Lorenzo Baglioni, ideato appositamente per l'evento Eliche, Lanterne e Musiche, che si terrà nel Parco dei Renai il 22 e 23 settembre. Lo spettacolo sarà l'evento clou della due giorni a scopo benefico promossa dall'Associazione Pollicino, il cui ricavato andrà a favore della Fondazione Cure to Children, impegnata nel promuovere la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche
pubbliche nei paesi in via di sviluppo, di cui Lorenzo Baglioni è testimonial. L'iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dei comuni di Signa e Lastrassigna. Sarà un'iniziativa a tutto tondo, ci saranno 2 giorni di divertimento per grandi e piccini, quindi io spero che il tempo atmosferico ci voglia tanto bene, perché effettivamente con la conclusione anche del concerto di Lorenzo Baglioni. I fondi saranno destinati alla nuova mission in Ghana presso l'ospedale Greater Accra Regional Hospital, nella quale è nata nello scorso mese di giugno la prima unità di trapianto di midollo osseo di tutta l'Africa subsahariana. E non è la prima volta che il grande cuore di Signa vola verso il Ghana. Io sono stata in prima persona giù al Pozzo d'Edoardo quando abbiamo fatto questo pozzo a Homa Bay. E lì veramente è stata un'esperienza meravigliosa. Io sono stata con i genitori del ragazzo che ci aveva lasciato per un incidente a sole 17 anni e lì veramente ho potuto toccare con mano che gli abbiamo cambiato la vita mettendo questo pozzo. Abbiamo risollevato le sorti, soprattutto erano abituati a fare 3-4 ore per andare a prendere una bacinella d'acqua e poi che acqua, noi non ci saremmo lavati nemmeno una punta d'un piede. L'unità è intitolata alla memoria di un grande ambasciatore di Cure to Children, Davide Astori, per testimoniare l'impegno che il giocatore Viola avrebbe voluto continuare a mettere in questa mission. Chiudiamo con Campi Bisenzio e con la presentazione in consiglio da parte del sindaco Emiliano Fossi della nuova giunta. 3 donne, 4 uomini, 3 conferme e 4 new entry è la nuova giunta del comune di Campi Bisenzio presentata ieri sera nel primo consiglio comunale della nuova consiliatura. Giovanni Di Fede è il nuovo vice sindaco e avrà le deleghe a urbanistica e personale. Lorenzo Loiero, segretario del PD Campigiano, è il nuovo assessore ai lavori pubblici. Confermato Riccardo Nucciotti, PD all'ambiente, protezione civile, mobilità, trasporti e polizia municipale. Conferma anche per Luigi Ricci, PD casa e sociale, e Monica Roso, PD scuola, cultura, rapporti con il consiglio comunale e aziende partecipate. Le altre 2 new entry, provenienti entrambi dalla lista Emiliano Fossi sindaco, sono Giorgia Salvadori, politiche giovanili e partecipazione, ed Esther Artese, sviluppo economico, lavoro e pari opportunità. Il sindaco Emiliano Fossi manterrà la delega al bilancio. Fuori dalla giunta, Alessandro Consigli sarà il consigliere delegato allo sport. E con la giunta di Campi Bisenzio si chiude anche questo numero. Ora la pausa d'agosto, il TG della Piana torna a settembre. Buone vacanze a tutti.